Buongiorno a tutti, eccoci alla conferenza di Mister Baldini, cominciamo da Vitale. Buongiorno, Silvio, che settimana è stata? Ci racconti un po' che sensazioni hai colto, che cosa hai visto negli occhi dei giocatori e poi ti devo fare anche un'altra domanda. Ma niente, abbiamo fatto le cose normali, siccome oramai questi playoff abbiamo sempre dovuto affrontare squadre forti, abbiamo avuto sempre la fortuna di vincere il primo scontro e ci siamo detto le stesse cose. Bisogna pensare che abbiamo perso 1-0, che dobbiamo fare due gol e dobbiamo farci trascinare da questo entusiasmo, da questa gioia, sapendo che questa volta, quando la partita sarà finita e tutte le cose saranno andate per il verso giusto, potremo gioire. Quindi ci siamo allenati tranquilli, in maniera serena. Anche se, voglio dirti, sappiamo l'importanza della partita, ma questo è così, questa era la partita più importante, ma bisogna stare fiduciosi e sereni, perché parlano i numeri che in questi playoff, su 6-7 partite che abbiamo giocato, ne abbiamo vinte 5, pareggiate 2, quindi vuol dire, poi venivamo da una striscia molto positiva di risultati anche in campionato, quindi vuol dire che la squadra ha dei numeri che sono confortanti, che ti dicono che ci siamo. Gli allenamenti di questa settimana dimostrano che i ragazzi sono convinti, ci sono. Dobbiamo metterci il cuore e cercare di correre il più possibile, perché sappiamo che è l'ultimo sforzo. Senti, abbiamo saputo di questo blitz di Brunori che si è andato a spostare, ha fatto avanti e indietro. Come l'hai vissuta tu e se non è un fatto un po' inusuale alla vigilia di una partita così importante? No, si sapeva che lui avrebbe dovuto sposarsi, era giusto che si sposava, perché quando uno si forma una famiglia è una cosa importante, non poteva rinunciare, perché avrebbe poi, non aveva trovato delle date, ma poi potevano accadere delle cose che avrebbero inclinato quest'amore fra lui e sua moglie, quindi tutti noi siamo stati felici e contenti che lui sia andato. Credo che lui oggi è qua con noi, si allenerà e domani giocherà ancora con più fiducia, con più serenità, perché secondo me il calcio non è legato a delle regole. Pensa, noi non facciamo mai ritiro, noi anche oggi pranziamo, ci alleniamo, poi ognuno va a casa sua, ci troviamo domani all'ora di pranzo, cioè non... Il calcio è fatto di emozioni e le emozioni le deve lasciarle alle persone. In questo momento, se lui fosse rimasto qua, non si fosse sposato, secondo me avrebbe fatto la cosa più sbagliata, perché non poteva essere se stesso, non poteva essere felice. Quindi lui deve venire a giocare e deve avere nel cuore la serenità e la felicità. Quindi questa è la cosa più giusta che secondo me bisognava fare. Grazie. Mezza testa. Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Come si affronta il Padova, se c'è un modo o se c'è nelle sue idee, cercando di impedirgli di fare gol, soprattutto all'inizio, che insomma sarebbe sicuramente un brutto inizio? C'è una maniera che lei magari ha studiato, pensato? No, io non ho studiato niente, io so solo che dobbiamo giocare la partita come all'andata, perché se tu riesci a giocare con il cuore, poi possono venire i moduli, possono venire gli atteggiamenti in campo. Capisco che tante volte è più facile parlare di 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, ma io credo che il Palermo, se avesse ragionato così, poteva arrivare, sì, un piazzamento discreto nei playoff, ma poi sarebbe uscito, perché tutti gli avversari che abbiamo incontrato sono stati tosti, ci hanno messo in difficoltà, però noi abbiamo sempre ragionato in un altro modo, cercando la prestazione e cercando di legare questa prestazione a una ricerca di un qualcosa che va di più del risultato, cercare quelle che siamo noi, quelle che è la nostra capacità, cercare di, nella partita, nel bene e nel male, di non arrenderci, perché sappiamo che solo lì possiamo trovare quelle sensazioni che ci dicono chi siamo. Capisco che certi discorsi che faccio a certe teste di cazzo che ci sono nel calcio possono dar fastidio, perché queste persone pensano solo a rubare soldi, pensano solo a
a cercare di gettare fango sulle persone che ci mettono amore, ci mettono passione, ma a me, vista l'età che ho, che non devo fare nessun tipo di carriera, mi basta, non me ne frega niente, mi basta parlare così, perché so che arrivo al cuore dei miei giocatori e soprattutto riconosco che al popolo palermitano gli interessa questo tipo di messaggio, che è la cosa più importante, altrimenti non avresti battuto il record di presenze contro la Ferral Pissalò da quando c'è lo stadio Barbera, perché non era la Juve, il Milan o l'Inter o la Roma o la Lazio o il Napoli, voglio dirti, non era una squadra di blasone, era la Ferral Pissalò, che veniva anche tra l'altro da una semifinale che avevamo vinto fuori casa 3-0, quindi questo amore, questa passione vuol dire che la gente vuol sentire che cos'è il cuore, che cos'è la fede, cosa sono le proprie culture, e se tu glielo fai capire perché sei sintonizzato con loro, che i protagonisti sono loro ma non noi, poi la città ti ama, la città sente questa corsa al biglietto, non per dire voglio vedere la partita, ma per dire io voglio essere presente a quel tipo di emozione, e questa è la cosa più bella che possa accadere, perché ti dico, verso il mondo del calcio, che è un mondo pieno di ipocriti, mi piace usare anche un linguaggio molto da osteria, perché io, per me queste persone qui non valgono niente, perché sono sempre dalla parte del partito che godono nel vedere che gli altri stanno male. E quindi dimmi che rispetto devo avere di uno che gode del male altrui. Giardina. Sì, mister, buonasera. Buonasera. Vabbè, penso che lei, come sempre in queste ultime partite, non solo ha cercato di cambiare il meno possibile, ma proprio ha dato fiducia al gruppo che ha portato lei e che sta portando Palermo all'obiettivo. Possiamo aspettarci per questa partita, anche se, come dice lei, dovete partire come se stesse perdendo, possiamo aspettarci che non ci saranno particolari cambi? E poi le volevo chiedere quali sono le condizioni fisiche di chi nelle ultime partite non è stato al top. Chi? Scusa, di chi? Di chi non è stato disponibile. Sì. Niente, noi, come ti ripeto, cambiamenti non ce ne saranno, saranno sempre gli stessi a giocare questa finale, perché sono quelli che hanno dato più garanzia durante questo percorso. Non abbiamo nessuna alchimia da poter mettere in campo, perché, come ti ripeto, quelle alchimie lì servono quando tu hai una squadra che ha capito che cosa vuol dire pensare che il lavoro settimanale è quello che ti fa esprimere la domenica. Quando uno crede nel lavoro è come credere nella preghiera, quando tu cerchi un conforto che è al di là della realtà, e quindi il lavoro ti deve dare conforto che è al di là del risultato. Quindi questi ragazzi lo hanno capito, lo stanno facendo, non dobbiamo aver paura di niente, dobbiamo solamente avere il coraggio di dare libertà a tutto quello che abbiamo dentro per regalare una grande gioia al popolo palermitano, pur sapendo che ci sono sempre degli avversari. Ma siccome abbiamo dimostrato che gli avversari, quando riusciamo a metterci questa passione, questa voglia di andare oltre i risultati, cercare solo la prestazione, abbiamo fatto sempre il risultato, speriamo che possa accadere anche domani. Però nella vita non si sa mai cosa può succedere, perché uno a volte passa al semaforo verde e c'è un pazzo che passa con rosso e ti può far fare una brutta fine. Quindi sappiamo che la vita è fatta di tante coincidenze, però non mi va di pensare che io, quando passo col verde, deve per forza passare un pazzo. Cerco magari di stare attento anche con il verde, però voglio pensare che ci sia via libera, ugualmente alla partita di domani. So che può succedere qualsiasi cosa, ma non lo voglio neanche pensare, che voglio pensare solamente che i miei giocatori, che mi hanno dimostrato di essere persone che sono andate oltre il risultato, anche domani faranno l'ultimo passo per regalare questa gioia al popolo palermitano. Mazzola. Sì, salve mister, volevo chiederle, lei dopo la partita contro la Feralpi ha parlato del percorso, innamorarsi del percorso. Le chiedo, sono stati 6 mesi lunghi quelli affrontati dal Palermo con lei in panchina, le chiedo qual è stato il momento finora più bello e quello più difficile di questo percorso? Ma il momento più bello è quando
il 23 di dicembre il direttore Castagnini mi ha chiamato per dirmi che avrebbe avuto intenzione di portarmi ad allenare il Palermo, quindi per me quello è stato il giorno più bello. Le difficoltà sapevo che sarebbero arrivate, ma in qualsiasi momento sapevo che non bisognava mollare, perché se il destino ti dà una chance dopo 18 anni, questa chance non te la puoi giocare arrendendoti alle prime difficoltà. E io ho sempre fatto tesoro di questo pensiero, e quindi voglio dire, i momenti non sono negativi quando perdi una partita o non riesci a vincere una partita, ma a volte i momenti negativi possono essere quelli quando vedi che una squadra non crede in quello che fa. E quindi voglio dirti, in questo percorso ci sono tanti passaggi in cui uno può dire quello non era il momento più bello, questo per me il momento più bello è stato quello, e quello più difficile secondo me non esiste, perché quando tu hai la soddisfazione di arrivare e giocarti le tue chance legate appunto dopo 18 anni, la cosa più difficile non esiste, anche se, ma non lo voglio dire perché non ci credo, io credo che domani andrà bene, comunque potrebbe andare, io so che devo essere una persona felice perché mi sono giocato tutte le mie chance, e come ti ripeto, non lo voglio neanche pensare, perché io sono sicuro che domani i giocatori del Palermo andranno ancora una volta oltre il risultato. L'unica cosa che a volte mi dà fastidio non è pensare alla sconfitta, ma è pensare alle persone che godono nel vedere che le cose vanno male e loro stanno bene. Ecco, questi tipi di persone, di personaggi che il calcio è pieno, veramente sono persone meschine, persone che non valgono niente, persone che creano una società di invidia, creano una società in cui a volte senti parlare della guerra, che c'è la pace, ma se non c'è questo tipo di educazione, come fai a parlare di pace? Se poi quelli che cercano di fare delle mediazioni, come succede a volte nel calcio, sono questi meschini che godono nel vedere di star male gli altri. Non possono capire cosa è la cultura, cosa sono le radici di un popolo, che cosa sono quello che porta a dividere i popoli. Proprio perché le persone meschine, anche se hanno una cultura, non sono persone di cultura, sono persone che hanno una nozione. Chi ha la cultura ha soprattutto un qualcosa di più profondo, che può essere la fede, che può essere qualsiasi cosa che uno ha, possa credere o non credere, ma un qualcosa che ti porta ad andare oltre la realtà, e i meschini non possono andare oltre la realtà. Quindi la cosa che più mi dà fastidio è a volte vedere queste persone, cerco di gestirmi perché so che non posso mettermi al piano loro, perché nella mia mente a volte mi vengono in mente anche pensieri brutti, ma io queste cose non le voglio fare perché voglio accettare anche i meschini. Mannini. Microfono. Mi sentite? Buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. E buongiorno Gaetano. Senti, non ho capito bene, non so bene a chi ti riferisci quando parli di queste negatività o di queste persone meschine, ma forse la domanda che voglio fare... Forse non avrai sentito la domanda che mi hanno fatto, perché mi sembra semplicissimo. Ma noi ci stiamo giocando una finale che è bellissima, comunque andrà... Io penso che bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ti ho detto, a me non mi fa paura né il Padova, come fosse anche la Juventus, non è un problema di affrontare un avversario, è solamente di vedere i miei giocatori che se la vadano a giocare. Quello che mi dà fastidio è che il mondo del calcio è pieno di ipocriti, di persone meschine, che godono nel vedere gli altri stare male. E quando io vedo queste persone, incontro queste persone, a volte mi vengono brutti pensieri, ma cerco di togliermi questi brutti pensieri perché... voglio accettarli anche loro, voglio accettare di vivere in mezzo anche a queste persone cercando di mantenere le distanze. Anche se i miei pensieri mi portano a pensare altre cose, quindi non è che mi riferivo a qualcuno o a qualcosa. Mi riferisco a un mondo di ipocriti, che ognuno gli piace fare il professore, che ognuno quando trova uno come me che in maniera semplice non gliene frega niente di essere considerato un allenatore bravo, un allenatore che possa... fare qualcosa di buono, ma gli interessa soprattutto essere veicolo di un messaggio importante. Il mio messaggio è che le persone devono avere fede,
ognuno la può cercare nella propria religione, oppure la può cercare anche nel suo modo di vedere lealtà, come meglio crede, ma se le persone hanno un credo che vada oltre la realtà, sarai sempre una persona migliore, che aiuterai sempre chi ha più bisogno, aiuterai sempre chi è in difficoltà. E questo vuol dire dare solidarietà. Invece nel calcio questo non esiste, perché esiste denigrare. Senti persone che ti dicono conta solo vincere, il secondo non sarà mai ricordato, io ho vinto tot titoli, con quello non parlo. Tutti questi messaggi del mondo del calcio che nessuno poi riesce a condannare, perché è più facile seguire sempre il carro di questi personaggi vincenti, non portano sicuramente a far capire che il gioco del calcio è fatto per le famiglie, che non deve esistere la rivalità, ma deve esistere il tifo fra te, che porti il tuo amore, la tua passione. E dopo, magari quando succedono fra gli ultra che si menano, si picchiano per delle rivalità, dopo andiamo a prendere quei colpevoli che si sono picchiati come capri espiatori dei brutti gesti, senza capire che la cultura che è stata data a questi qui, perché prima diventare adulti e andare a fare a botte sono stati bambini, gli è stata data una cultura sbagliata, e quindi chi dà la cultura sbagliata ha il torto, non loro che si picchiano. In galera non dobbiamo mettere gli ultra quando si menano, ma mandare quelli che hanno creato quella cultura di divisione, perché hanno loro avuto interesse di farti vedere il gioco del calcio come conta solo il risultato, come conta solo la vittoria, come conta essere il più bravo. E quindi è normale che quando tu crei questo tipo di rivalità non dai un messaggio che da un punto di vista sociale fa avvicinare le persone. Poi quando scoppiano le guerre tutti vogliono che si prestino per fare la mediazione, per fare la pace, ma non per rispettare le culture, ma perché hanno degli interessi economici talmente grandi che non gliene frega niente dei morti, dei bambini. Questi li usano per cercare di muovere una certa pietà nelle persone, per farti vedere chi è più cattivo, ma i cattivi sono tutti, perché chi quando nasce una guerra o come nasce delle rivalità fra tifosi, la colpa più grande è chi ha la cultura di capire che non ha fatto niente per cercare di far sentire le persone felici nelle cose semplici, che non conta essere il più bello, il più bravo, il più ricco, ma essere già fortunato di vedere nella natura, negli animali, nell'amicizia, nei rapporti, di essere delle persone felici che si possono godere quello che abbiamo. Ma guarda, mi aggancio a questi concetti, che tra l'altro non è la prima volta che tu esprimi, e fai sicuramente molto bene. E, il Palermo ha costruito, penso, il suo percorso su una traccia di normalità. E mi pare che me lo conferma anche il fatto, appunto, di cui abbiamo parlato all'inizio, del matrimonio di Brunori, fatto il giorno prima di una partita così importante, che può sembrare magari a qualcuno, diciamo, anomalo. Ecco, è proprio questo che chiedi domani anche non solo alla squadra, ma all'ambiente, al pubblico, per esempio quello di sorreggere la squadra anche nei momenti che ci possono essere nell'ambito di una sfida calcistica, di qualcuno dice di far entrare la palla da sola con il loro soffio, o comunque semplicemente di stare vicino ad una squadra che se l'è meritato e che ha trascinato questa gente ad una fiducia che prima non c'era. Cioè la normalità come arma vincente anche della tua squadra. La normalità, fare le cose che è giusto fare. Perché far rinunciare il matrimonio a un ragazzo e complicargli la vita quando lui non ha possibilità altra che presentarsi ieri, che era una data inderogabile. Cosa vuol dire? Che noi avremmo dimostrato forza o professionalità avendolo costretto a stare qua? A essere qua, a essere infelice? Tu lasci una persona infelice, però ti sei salvato la faccia, perché tu ti sei comportato come si comportano i grandi club, che non permetterebbero mai per un risultato che uno si sposa due giorni prima di una finale. Questo è di vedere questo mondo con degli occhi da ipocrita, perché una persona deve essere felice quando scende in campo. Lui può anche giocare male, non mi interessa. Noi possiamo essere additati, o lui è additato di uno che domani non è stato in grado di vincere la partita. Non me ne importa niente. A me mi interessa che lui sia felice di quello che ha fatto. E quando domani scenderà in campo, indipendente dalla sua prestazione, mi interessa che lui sia sereno. Perché questo ci ha portato a questa finale. E quindi noi non possiamo rinunciare a questa serenità solo per dimostrare agli altri
che la nostra professionalità va in base, perché alcuni avranno detto il Palermo si è comportato da dilettante, sì, ma io voglio essere un dilettante in confronto alla loro maestria di essere professionisti. E poi dopo qui mi viene la rabbia, mi vorrebbe dire delle parolacce, ma non lo voglio fare. No, ma perché è così? Perché tu non puoi rendere una persona triste, una persona frustrata, perché tu devi salvarti la faccia. Il risultato non conta. Quello che conta è che tu cerchi una prestazione. Per cercare la prestazione tu devi essere felice e sereno. Per cercare la prestazione essere felice e sereno vuol dire saper pressare tutti insieme, saper giocare la palla tutti insieme, saper soffrire tutti insieme, saper andare a fare un gol tutti insieme. Tutte queste cose, se non sei sereno, non sei fiducioso, non le puoi trovare. Allora lì vince sempre quello che ha il colpo del giocatore, quello più bravo. E che quindi noi abbiamo fatto un'altra strada. Abbiamo scelto questo e quindi siamo orgogliosi di aver fatto questo, però sapendo com'è il mondo so già quello che è la risposta in base a quello che possa accadere e quindi io mi devo solamente star bravo, perché come ti ripeto i miei cattivi pensieri sono cattivi pensieri, perché io nasco nella strada, nasco in un'osteria e so quali sono i cattivi pensieri, ma non lo voglio fare perché voglio lasciare la mia famiglia serena, fiduciosa, voglio che la mia famiglia si goda delle cose semplici. Come fare una cena insieme, mangiare una pizza insieme, fare, non so, un compleanno a un amico, ecco, vivere di queste piccole cose. Ma veramente tante volte, se non avessi la famiglia, sicuramente non avrei fatto l'allenatore, ma tanti di questi ipocriti avrei fatto come gli indiani, andrei a caccia dello scalpo. Ma sono cose che non... ti ridi, ma è così. Perché no, no, ma è così perché... Perché le persone ti deridono, perché le persone credono di essere furbi, perché le persone credono che avere il Porsche o avere il conto in banca grande vuol dire segno di essere il più bravo, il più bello, il più intelligente. Ma non è così. Anche perché poi queste persone sono delle persone infelici e crescono in una società infelice. E quindi i messaggi sono quelli che Brunori non si doveva sposare, per quello che mi arrabbio. Perché tutti noi siamo stati contenti che lui andava a sposarsi, soprattutto i suoi compagni. E la nostra società per prima ha capito che non potevamo fare niente. Non potevi togliere la possibilità a uno di crearsi una famiglia quando lui l'unica cosa che ha fatto è andato in comune e poi avranno fatto un pranzo insieme e stamattina è già ritornato che gli è stato messo a disposizione un charter per lui. Quindi dimmi di cosa ha perso di tempo. Dimmi, arriva una persona più felice e più vogliosa di fare. Quindi questo che voglio dire che è il messaggio giusto da passare. Invece ci vogliono già mettere sulla corda aspettando il risultato per farci passare per degli incompetenti. Queste cose qui mi mandano fuori di testa. Perché quello che facciamo noi professionalmente, di stare tutti insieme, di fare le colazioni, di fare pranzi, di fare gli esami del sangue ogni volta, ogni 40 giorni, di creare una dieta, tutti i giorni di fare il peso, tutti i giorni di fare video, tutti i giorni di parlare di quello del campo, di tutti i giorni di vedere dove abbiamo preso gol, tutti i giorni di vedere dove possiamo migliorare, tutte queste cose che ci dedichiamo tante ore. E allora cosa siamo? Dei bischeri? Siamo dei bischeri? Perché uno si è andato a sposare? Questo è il problema. Magari tanti che magari non l'avrebbero fatto sposare, però il mister c'ha l'amante, l'altro giocatore c'ha un'altra compagna che quando va in ritiro lo va a trovare in albergo. Ah, invece questi qui sono bravi, perché è tutto chiuso, è tutto nascosto. Noi invece che cerchiamo di dare risposta alla nostra coscienza, siamo fessi perché uno si è sposato di venerdì, dai, su. Paolo Costa. Buongiorno a tutti, ciao mister. Ciao, buongiorno. Allora, siamo arrivati a questa finale. Possiamo rubarti una parola oppure una frase che dirai ai tuoi ragazzi domani sera prima di entrare in campo? E poi la seconda per te. Tu giustamente esprimi tranquillità, serenità che trasmetti anche ai tuoi ragazzi. Ma questa è una vigilia che ti farà dormire? Ma guarda, intanto non mi puoi rubare niente perché io non mi preparo prima cosa devo dire. In quel momento lì quello che sento dico. A volte non ho neanche detto niente, sono stato zitto perché se non sento niente non dico niente.
Dormire io dormirò come tutte le altre volte, ma non perché sono più tranquillo o meno tranquillo, so l'importanza della posta che c'è, quindi io normalmente vado a letto presto, vado a letto alle 9 di sera, mi addormento verso le 10, mi sveglio alle 4 e mezzo e 5 la mattina, questa è, la mia vita. Se poi la sera esco fuori che vado a mangiare o vado al ristorante, allora vado a letto alle 11 e mezzo, e mi addormento a mezzanotte, però mi sveglio sempre alle 4 e mezzo, alle 5. Quindi le mie ore di sonno sono quelle. Certamente non sarà il Padova a non farmi dormire, ma perché io so che la cosa che più mi dispiace se le cose non avvengono non è la sconfitta, è vedere gli sciacalli che cercheranno di godere della nostra amarezza, della nostra tristezza. Ecco, la cosa è quella lì, poi il resto a me, te lo dico chiaramente, non mi interessa altro. A me mi interessa che questi ragazzi abbiano capito una cosa, che tramite il lavoro e soprattutto tramite la fede, cercare te stesso, cercare di andare oltre il risultato, cercare una prestazione, che in quella prestazione puoi trovare tutte quelle cose che nessuno ti può dare solo quel momento, perché tu fin da bambino hai sognato di essere un calciatore e di vivere questi momenti. Allora in quel momento tu puoi sapere chi sei indipendentemente dal risultato. Apprendi. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno Gaetano, buongiorno a tutti. La parola che ha usato più spesso in questi mesi è stata emozione, e condivido con lei che è stato un percorso emozionante fin qui. E quanto è la sua emozione nell'aver riconsegnato a questa città la passione e l'amore verso una squadra, verso i colori rosanero? Ma più che altro è gratificazione, vedere la gente che ti vuol bene, vedere la gente che ti ringrazia, vedere la gente, quelli che amano il Palermo, che ti dicono la cosa più bella: comunque andrà io ti voglio bene, comunque andrà ti ringrazio, comunque andrà noi siamo orgogliosi di quello che tu hai fatto per la nostra squadra. Ecco, queste sono le cose più belle che uno si possa sentir dire. Quindi, come ti ripeto, io altre cose non cerco. Lupo. Buongiorno mister. Tornando alla formazione, le chiedo se ha già deciso chi giocherà a centrocampo tra Dall'Oglio e Auger. Grazie. No, non ho ancora deciso, lo deciderò stasera e dopo l'allenamento lo dirò. C'è un'ultima domanda di Vitale. Sì, Silvio, tu ultimamente hai detto le partite le vince chi entra, chi le finisce, non chi inizia. Siccome domani è una partita particolare, potrebbe anche finire, speriamo di no, ai supplementari o rigori, tu hai ragionato, stai ragionando in quest'ottica o seguirai comunque il tuo copione? No, noi andremo avanti con il nostro copione, però sappiamo che la partita di domani non potrebbe finire al 90esimo, ma potrebbe finire al 120esimo. Quindi anche in funzione di questo abbiamo io e il mio staff abbiamo cercato di analizzare quali sono le situazioni che potremmo trovare, quali sono i problemi che potremmo incontrare. Quindi sarebbe da negligenti non pensare a una cosa del genere, perché poi la realtà ci può stare che possiamo arrivare al 120esimo minuto, anche se noi siamo convinti che al 90esimo sarà finito tutto, però siccome non siamo negligenti e non siamo presuntuosi, abbiamo analizzato che ci stanno anche due tempi di 15 minuti ciascuno in cui noi dobbiamo gestire che abbiamo in panchina, perché giustamente le partite si vincono poi alla fine con quelli che entrano e non solamente con quelli che partono dall'inizio.